Buongiorno, consiglieri, Buongiorno. dottoressa, uffici. Buongiorno. Buongiorno Presidente. Buongiorno. Vi ricordo Buongiorno. che siamo in videoconferenza. Oggi altra seduta di consiglio, seconda circoscrizione, giorno 7/07 del 2020. Dopo un paio di secondi di vostro silenzio, la dottoressa procederà a chiamare l'appello. Grazie. Prego, dottoressa. Cardella. Presente. Guaresi. Presente. Marchese. Presente. Origlia. Presente. Stavoca. Presente. Scarlata. Presente. Serio. Rimane presente. Tusa. Presente. Discuso. Presente. Greco, presente, 10 presenti su 10. Può aprire la seduta, ora 9:58. Buon lavoro. Grazie, dottoressa. Buongiorno, ragazzi. Grazie. Allora, proprio in questo momento ho in linea il signor Dragotto, cui lui stesso ha mandato la mail e spiegato all'assessore allo sport, se vi ricordate, aveva detto che comunque ci saremmo visti presto. Nella mail, se non erro, signor Dragotto, i consiglieri mi stanno ascoltando. Lei aveva messo pure un riferimento nostro per far sì che casomai ci chiamasse per concordare la giornata del ad oggi 7/07 vi posso confermare che l'assessore allo sport non ha risposto né ha chiamato. Va bene, quindi lei mi conferma che non ha risposto neppure alla mail. Allora che fa? Va bene, va bene, signore, quanto faccio un sollecito, comunque dico... Perfetto, 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 lo faccio, la ringraziamo. Ok, grazie, grazie, a dopo, signor Giacomo. Grazie, grazie. Ragazzi, allora, buongiorno, dico questo a testimoniare che, come al solito, la celerità è le maestranze verso la circoscrizione vengono sempre meno. Va bene, purtroppo dobbiamo pazientare a queste cose. Siamo fatti per soffrire e soffriremo. Do la parola a voi se c'è qualcuno che è iscritto a parlare. Anche se per adesso non vedo nessuno, quindi chi vuole intervenire, consigliere, no, serio il microfono. Io, Presidente. No, Guaresi, non la vedo, va bene. Presidente, io sono pure iscritto dopo Guaresi. Perfetto. E ancora a me non spunta, perché se vi siete iscritti forse prima che io mi collegassi. Vada consigliere Guaresi, consigliere Grazie. Serio il microfono. Buongiorno. Consigliere serio il microfono. Presidente, ieri sera, insieme a diversi cittadini della Galletti, di via Ripellino, Grimaldi, Buona Donna, ci siamo ritrovati sulla parte alta di via Galletti, laddove c'erano almeno 150 metri di spazzatura abbandonati dall'80% dalla migrazione dei rifiuti ai paesi limitrofi. L'altro restante è dovuto al fatto che la RAP, ho letto, che era in stato di agitazione e quindi sulla città di Palermo abbiamo visto quello che c'era di immondizia. Presidente, io ritengo che questa sia un'interruzione di servizio pubblico. Io già diversi anni fa avevo inviato un esposto proprio proprio sollecitando gli organi a prendere i dovuti provvedimenti, perché una città non si può lasciare al degrado. Quando si è stato di agitazione, Presidente, Bisogna coprire i servizi necessari, e la raccolta e la spazzatura, Presidente, è un servizio essenziale per la salute dei cittadini. Ieri sera, Presidente, proprio spinto dalla rabbia dei cittadini di quel tratto, lanciavo pubblicamente un messaggio, Presidente, grazie per l'ascolto, lanciavo un messaggio vocale al responsabile assessore con delega a rapporti funzionali della RAP, all'assessore con delega al decoro urbano,
al presidente della RAP ai vertici aziendali componenti CDA della RAP. Presidente, la mia non era una sfida ieri sera, era più di una sfida, presidente, perché pubblicamente ho detto che sento la stessa sera non sarebbero stati tolti quelle tonnellate di rifiuti, presidente, mi sarei incatenato perché rappresento i cittadini ed è giusto che porti avanti la loro rabbia. Io non faccio passerelle come tanti altri politici che a cose fatte si presentano. Io sono sempre presente. Stanotte sono stati ritirati l'80% dei rifiuti, stamattina già ci sono 4 pattuglie dei vigili urbani e mi mandano in continuazione fotografie di gente che viene fermata e multata. Più tardi tolgo le faccine e le pubblico. E allora dico, ma bisogna arrivare a tanto, bisogna che un consiglio di circoscrizione rappresenti i cittadini, un consiglio di circoscrizione eletto dai cittadini, bisogna fare dimostranze, bisogna, non come dire, presidente, non so se mi ascolta, non penso proprio perché lo vedo sempre al telefono, quindi dico. Ti ascolto, consigliere Guaresi, e non dica ste cose, perché lei, noi quando parliamo, fa sempre altre cose. Quante volte lo fa? È sempre che si lamenta degli altri, consigliere Guaresi. Non cominciamo con le insinuazioni perché non è giornata. Cominciamo con l'insinuazione perché non è giornata. Fino all'altra volta lei aveva, sì, lo ascoltavo. Per l'ascolto, mi fermo. E a questo punto le tolgo pure la parola. Punto. Andiamo avanti, consigliere Marchetti. Grazie, presidente. L'aveva ascoltata, era al telefono con i vigili perché mi stavano dicendo della sua situazione. Quindi non vada avanti con le insinuazioni, che o prima lei poi commette gli stessi errori. Continuo io o continuo il consigliere Marchetti? Cioè, vado avanti io o parla con il consigliere Guaresi? Se vuole finire, finisce. Consigliere Guaresi. Il presidente purtroppo è intervento. Mi ha tolto la parola o no? Io non l'ho capito. No, vado avanti, consigliere Guaresi. Perfetto, grazie per la sua attenzione. Quindi io dico, presidente, ma è mai possibile che bisogna scendere così in basso, dove dire che siamo pronti e disponibili anche a legarci sul palo in mezzo ai rifiuti per cercare di risolvere il problema o per avere quantomeno quei servizi che spettano. Io la colpa la do al presidente della RAP, perché l'ho detto ieri pubblicamente e lo ripeto: se non siamo capaci, possiamo anche dire non sono capace, vado a casa. Presidente, siamo stanchi, sono stanco perché giornalmente ricevo 40-50 telefonate dalla parte della seconda circoscrizione per il degrado che c'è. Ripeto, io la colpa la do l'80% alla vastasaggine dei cittadini palermitani, alla migrazione dei rifiuti, però, presidente, e quando io è da 4 anni che chiedo l'installazione come tutti, l'installazione delle telecamere, il controllo della PMH24, e questo non avviene, ahimè, i cittadini si rivolgono a me dicendo: ma non facciamo che lo vogliono. E io qua mi fermo, non so rispondere, perché veramente, presidente, dico, è una domanda difficile, perché dopo anni di battaglie, dopo anni di esposti e tanto altro, presidente, dico, arrivato a questo punto, io non so più se è una cosa voluta, non voluta, so solo che alle casse del Comune di Palermo costa 7,5 milioni di euro, detto dal presidente della RAP, non lo sto dicendo io, lo ha detto in videoconferenza, lo hanno ascoltato tutti, quindi se noi non siamo capaci di fermare, ma soprattutto allora dico, fermiamo quei limiti laddove ci sono i paesi limitrofi, perché se noi chiudiamo i paesi limitrofi, li andiamo a bloccare, arrivato a quel punto, presidente, dico, non potremmo più dire i porci dei paesi limitrofi, ma diremo noi porci che creiamo il degrado nella seconda circoscrizione. Parlo di seconda circoscrizione. Io avevo fatto un plauso al vice sindaco quando la notte scendeva insieme ai vigili, presidente, e hanno cominciato a multare e anche a sequestrare diversi mezzi. E beh, per carità, dico, io non posso, come tutti
pretendere che il vice sindaco, che ci sono milioni di cose da portare avanti, dico, chiedere, scendi in campo insieme all'APM e multiamo, come si sta facendo stamattina, presidente, mi cominciano ad arrivare un sacco di email di su WhatsApp di foto con i video che stanno multando, finalmente mi dispiace presidente, comunemente dispiace, ma dall'altro caso sono contento perché spero che si possa così fare capire che su quel tratto non è bello lampo, ma è l'entrata della città di Palermo. Comunque, presidente, sono disposto insieme a tutti voi a qualsiasi rimostranza, ma non contro il comune di Palermo, perché ahimè, dico, sappiamo benissimo, per me ci sono. Ma dica, in questo caso, presidente, dico, se la RAP è scesa in stato di agitazione, una motivazione ci sarà. Però, presidente, dico, io non... Mi dispiace, lo dico forte, sono contrario a questi stati di agitazione, perché quando questi avvengono, io faccio un paragone con la società dove lavoro, presente in AMAP, quando c'è stato in passato uno stato di agitazione, si sono coperti tutti i servizi, non è rimasto nessuno senza acqua. Dico, perché, presidente, quando c'è lo stato di agitazione, il RAP, si creano questi servizi? Deve spiegare questo al cittadino. Deve creare, dico, questi problemi ai cittadini. Quindi noi, presidente, non siamo contro la RAP, contro i vertici, anche se è sbagliato, perché so benissimo che il presidente della RAP lavora dalla mattina alla sera, ma io non posso scagliarmi con altre persone se non con il presidente della RAP. Mi dispiace, l'ho detto ieri, lo dico oggi, lo dirò domani, per me è responsabile il presidente della RAP, perché non è capace di fermare all'interno di un'amministrazione questo stato di agitazione, questa creazione e tanto altro. Grazie, presidente. Grazie a lei, consigliere Guaresi, grazie per l'attenzione. Capisco e sappiamo bene tutti noi il problema, ovvero mi sono pure accorto che in questi giorni, dovuto allo stato di agitazione, dovuto a tutto quello che sta passando in questi giorni, qui appunto in questo periodo, la RAP, l'immondizia non è aumentata e il problema rifiuti non è solo ed esclusivamente nelle zone adiacenti agli altri paesi, ma gli altri comuni, ma è un po' sparso, dico, il problema è un po' sparso in tutta la circoscrizione. Quello che era sino a qualche giorno fa forse l'opera della RAP che funzionava meglio, la raccolta, da qualche giorno anch'essa ha dei problemi, e dei problemi seri. Ovviamente, come diceva lei, non è possibile che non appena ci sta uno stato di agitazione, non appena ci stanno dei problemi legati agli operai o legati alla RAP in generale, i cittadini debbano subire questo scempio. Nonostante tutto, comunque, noi la tassa sull'immondizia la paghiamo, e per quanto riguarda me, e credo pure tutti voi, l'abbiamo sempre pagato. Speriamo veramente che tutto si aggiusti al più presto, perché stiamo andando indietro, al di là di chi sia le colpe, se non è del comune, è della RAP, se è di entrambi, se è nostra, se è l'80%, forse pure più, è del cittadino stesso, perché il cittadino stesso è in primis colui che crea quello che poi l'amministrazione in teoria deve risolvere. Fatto sta che stiamo andando troppo indietro. A questo punto dico, ho pensato pure bene mentre lei stava parlando, e visto che ha pure menzionato quei famosi quanti sono? 7 milioni e mezzo. Dico, ho pure pensato, visto, considerata questa cifra, e visto e considerato che forse sarebbe più opportuno spenderli, magari non sarebbero stati spesi tutti questi per delle telecamere, per della videosorveglianza, con la speranza comunque che la videosorveglianza poi andrebbe a eliminare un buon 50, 60, 70% di questi problemi, quindi credo che si sarebbero risparmiati pure. Molta fatta in questo istante. Hai visto? Quindi ho pensato a scrivere a nome di tutto il consiglio, non so se c'è il signor Dragotto in linea, se siete d'accordo voi tutti, ho pensato che scrivo a nome di tutto il consiglio una forte nota di lamentela
ovviamente con tutte le ragioni dovute e con tutto quello che concerne la buona, la tramuta, consigliere Guardia, sì. No, sono i vigili fermi che hanno fermato diversi Ci hanno mezzi. multato. C'è La un amico nostra. mio che mi fa le Mi foto e mi... faccia Mi finire, consigliere Guaresi, ok. scusi, La presidente. nostra buona, no, no, di nulla. La nostra buona educazione, dico comunque sì, ho pensato di scrivere pesantemente una nota dove andiamo a spiegare, dove andiamo a lamentare della questione rifiuti di altri paesi e non. Nella nota credo sia opportuno pure spiegare o comunque scrivere. Riguarda i 7 milioni e mezzo, che forse sarebbe più opportuno, come dicevo prima, mettere della videosorveglianza che non fare aumentare sempre più i costi alla RAP, un'azienda che col passare del tempo, da quando è nata, da quando tutti noi sappiamo il problema che c'è stato con l'AMIA, ed è nata a RAP, dico, non si riesce mai a sollevare, o comunque non riesce mai a dare un'efficacia totale alla nostra città, ma ha sempre un qualcosina che pecca. Vedi, non me ne vogliono, dico, chi mi ascolterà, ma vedi su tutte la questione spazzamento, sono all'incirca 3 anni, se non vado errato, che ci si dice sempre la stessa cosa, non ci sono più gli operai. Dovevamo toglierli visti i pensionamenti, dovevano toglierli da lì, perché un conto è non spazzare una strada per una settimana, un conto è non raccogliere i rifiuti per una settimana, quindi meglio toglierli dico, dallo spazzamento. Secondo me, a prescindere che dico, non è che io andrei a risolvere o qualcun altro sicuramente potrebbe risolvere con una bacchetta magica tutto, quello no, però un cittadino, un residente. In questo caso Mario Greco, non tanto il presidente della circoscrizione, ma Mario Greco, che da 3 anni ascolta delle risposte del genere, dico, nel 2020 non sarebbe proprio opportuno neanche ascoltarle a questo punto queste persone, perché se il cittadino per 3 anni non va a pagare la tassa dell'immondizia, perché è meglio andare a comprare il mangiare in quel caso per 3 anni che non per 3 anni andare a pagare la tassa dell'immondizia, il cittadino viene comunque multato. Al cittadino comunque la tassa arriva sempre. Se invece la RAP ti dà una risposta del genere, giustamente non le succede nulla, non corre mai ai ripari e continua ad andare sempre più indietro, che giustamente in 3 anni, da quando hanno tolto lo spazzamento, a maggior ragione ancora le persone vanno in pensione, qualcuno viene licenziato, qualcuno purtroppo lascia la nostra terra, quindi dico, andiamo sempre indietro e non so fino a che punto arriveremo. Io mi taccio, scusate per lo sfogo, lascio la parola a voi, ma credo che quello che ho detto è un po' il pensiero di tutti. Grazie e andiamo avanti. Consigliere Marchese. Grazie Presidente. Presidente, ieri sera, verso le 8 meno 10, mi sono arrivate delle foto e dei messaggi vocali su WhatsApp di gente abitante in Viale Puma che ringrazio, indignati perché alcuni cittadini indegni e tutte le brutture che potrei dire su queste parole li dico, lascio a voi l'immaginazione di cosa le vorrei dire. Hanno invaso con arroganza, con malandrinaria e con prepotenza dei frigoriferi, sia in via Sacco e Vanzetti e sia in via Lipuma. Mi dicono stamattina che anche in via Pecorio Giraldi vi è qualche cosa di questo materiale abbandonato. Ieri sera non vi lascio immaginare perché io amo la mia città come la amate voi. Ma il mio lavoro deve venire meno, come il vostro lavoro deve venire meno, perché alcuni cittadini indegnamente e prepotentemente la fanno da padrona. Questo non mi sta bene. Mi sono permesso di mandare un video e anche un messaggio vocale al vice sindaco, invitandolo ad avere il controllo sul nostro territorio, perché, Presidente, non è più possibile, per
perché da 15 anni che io ed altri consiglieri e anche lei Presidente chiediamo il controllo del territorio. Basterebbe poco Presidente per cercare di beccare questa gente. E così non va, perché quei 7 milioni, 4 milioni potevano benissimo essere spesi per imbellire la nostra circoscrizione ed altre circoscrizioni. Quindi non riesco a capire il perché e per come ancora non si vuole sinceramente fare questi controlli. Io la invito, Presidente, dalla sua segreteria di fare una lettera abbastanza pesante, tanto al sindaco, tanto al vice sindaco, tanto agli assessori di competenza, tanto al presidente della RAP, affinché si possano mettere questi benedetti controlli. Ebbene, se loro dicono che non hanno il personale, il sottoscritto consigliere Marchesa, assieme a una guardia municipale, lo fa senz'altro il controllo sul territorio, pomeriggio, mattina, sera, notte, Natale, Pasqua e Epifania, Presidente, perché così non va. Così non va. Ho chiamato i vigili ieri sera, ebbene, stanotte hanno levato tutto quanto, hanno lasciato quei cittadini indegni. Ma la cosa che mi preoccupa, Presidente, era che avevano lasciato un frigorifero a metà strada, a metà carreggiata. Si lasci lei immaginare, immaginatevi voi, carissimi colleghi, cosa poteva succedere se magari qualche ragazzo con il motore, una piccola distrazione, sicuramente ci avrebbe lasciato le penne. E non sarebbe stata una bella pubblicità a livello mondiale, quando Palermo è una splendida città e fino a 2 anni fa, prima del lockdown, abbiamo avuto tantissimi turisti. Ora la città di Palermo non è solo il centro, ma è soprattutto sono soprattutto le periferie, dove tantissima gente, l'85% è gente dignitosa. Cosa voglio dire, Presidente? Che se loro vogliono vanno a beccare chi ci guadagna con questi benedetti rifiuti di frigoriferi, lavabiancherie, perché poi loro magari smontano i motori e quant'altro. Ma no, così non va. Vedi, io Presidente ieri ne ho parlato perché sabato stavo avendo una questione con un cittadino che stava buttando di tutto e di più in via Laudicina, e l'ho fatto mettere a verbale ieri, che dicono che al CCR questo lo prendono, quello non lo prendono, quest'altro sì, quell'altro no, e quindi avevo pregato l'allora presidente, il signor Savoca, di mandare una lettera per vedere se è vero o non è vera questa situazione. Perché, Presidente, a questo punto il mio cervello incomincia a sfavillare, incomincia a fumeare, Presidente. La vogliamo levare questa vergogna o non la vogliamo levare, Presidente? Perché se non la vogliono levare, che lo dicano pubblicamente che non si vuole levare un discorso del genere. Presidente, abbiamo una circoscrizione bellissima ma invasa dai rifiuti ingombranti e non va bene. Non va bene assolutamente, quindi Presidente la invito a invitare il sindaco, vice sindaco, polizia municipale a farci un giro nella nostra circoscrizione. Grazie Presidente, mi scuso lo sfogo amaro, grazie. Grazie a lei consigliere Marchese. Altra nota dolente, altra situazione veramente incresciosa che si va ad aggiungere a ciò che dicevamo prima, a quello che ha detto il consigliere Guaresi. Fino a quando le nostre teste non cambieranno, non cambierà nulla. In merito a quanto concerne la nota, ho preso appunti, gli uffici ci stavano pure ascoltando, quindi presto invieremo anche questa. Non si scusi per lo sfogo, non se ne ha chiesto. Andiamo avanti. C'era, se non erro, il consigliere Scarlata, giusto? Correggetemi, perché io vedo Scarlata, giusto? Vada consigliere Scarlata. Sì. Ok, Presidente, intanto buongiorno a tutti. E partirei da un numero, Presidente. 104. Partirei da questo numero che non è la legge 104 per i portatori di handicap, ma è il posto che occupa il nostro sindaco come gradimento fra 104 sindaci d'Italia, e lui occupa il 104esimo posto, cioè l'ultimo.
Non sarà un caso che i cittadini palermitani lo abbiano punito e mortificato, perché quando un sindaco, al di là che appartenga alla stessa area politica o meno, è il rappresentante di una città, e quindi mi sarebbe piaciuto vederlo nella top 10, e invece lo trovo al 104esimo posto, ultimo. Ultimo vuol dire che lui non sta, per i palermitani, non sta lavorando bene, che tutti i suoi programmi, che tutto il suo impegno verso altre cose che distolgono l'interesse di una città bellissima come Palermo, significa che lui è nullo. Dovrebbe farlo riflettere. Io non penso che i palermitani l'abbiano punito perché lui abbia intenzioni, perché dice città di Palermo aperta al Mediterraneo, accoglienza, mettiamo la bandiera, premiamo quelli, gli scafisti, eccetera, eccetera. Gli scafisti, perdonatemi, volevo dire chi si occupa della presa degli immigranti in mare, eccetera, eccetera. Non penso, la città di Palermo non è una città razzista, assolutamente, è aperta, multietnica, eccetera, eccetera. Sicuramente il sindaco lo sta facendo diventare di più del dovuto, però vabbè, ma non è quello il problema. Sicuramente i palermitani lo hanno punito per la gestione della città, in primis per tutti quei servizi essenziali che oggi sono zero. Il consigliere Guaresi, che ha la mia alta stima per il suo impegno costante, oggi ha alzato bandierina bianca, quando è l'unico, e io dico sempre che sarà baciato, ci sono le registrazioni, è l'unico che dice che ringrazia sempre l'amministrazione, che lui qualsiasi richiesta fa gliela fanno immediatamente, eccetera, eccetera. Io ho avuto anche modo di dire, di replicare anche davanti al vice sindaco, addirittura ho sempre detto sarà baciato alla fortuna, perché qualsiasi cosa che io presento non viene mai eseguita, tranne se con un impegno costante anche di tutto il mio gruppo, che ringrazio, Savo, che è Cardello, e lei presidente, chiaramente, perché rappresenta tutti noi. Quindi quando Guaresi mi alza la bandiera bianca, vuol dire che siamo arrivati alla frutta, che non è più baciato da quella grandissima fortuna che lui aveva, per lui, ben per lui. Siamo sommersi dagli rifiuti. Bene, ha detto bene lei, presidente, gente che va in pensione, gente che viene licenziata meritatamente, gente che viene a mancare. Perfetto. Qual è? Come si può risolvere? Quando tutte queste persone vanno, il bilancio della RAP ti rimane, no? Perché la pensione viene pagata dall'INPS. C'è un capitolo, ci sono delle risorse che ti rimangono. Ci sono risorse che non date destinate a tutto questo personale come progetti obiettivi, come straordinario, come indennità varia, che chiaramente vai a risparmiare. Ebbene, incentiva gli operai. Tu incentiva non con lo straordinario, ma con un progetto obiettivo reale. Tu prendi lo spazzino e gli dici, lo vuoi fare questo progetto, guadagni X, tu mi devi tenere questo quadrilatero, uno specchio. Avrai questo, raggiungendo l'obiettivo verificato, avrai questo quanto. Se non la raggiungi, amen. Quindi le risorse ci sono, non si vogliono fare. Poi, giustamente, io l'ho sempre detto, a me mi sembra un'amministrazione collusa, ma collusa con tutti quelli che vanno a scaricare. Perché non può essere, non può essere. Ieri ci siamo fra di noi scambiati video ed immagini, ma non può essere che sono sempre le stesse zone colpite. Ma che cosa ci vuole uno scienziato a capire che se tu ogni notte paghi lo straordinario ad una pattuglia che si fa un giro di 200 metri, li vai a beccare tutti, e quello straordinario notturno che hai pagato a una pattuglia di due persone te lo ritornano con multe e con sequestri vari? Ma ci vuole un H di scienza a capire questo. Dice, ma poi la multa non la pagano, ma intanto gli sequestra anche il mezzo, e poi vedi se non gliela paga, se non la paga. Cioè, che ci vuole tanto, ma ci vuole un'indagine ispettiva. Però l'abbiamo sentito,
cari colleghi, quando è venuto il comandante, il vice comandante della polizia municipale, ha detto non si può fare perché ci vuole la legge, la leggina, l'autorizzazione, l'autorizzazione. Ma qua siamo in guerra, in guerra. Siamo in guerra con quei farabuti che vengono a scaricare e ci prendono per l'immondizzaio della provincia. Siamo sotto assedio. Ma quale leggina è leggina? Qua ci vogliono i polsi. Dobbiamo uscire gli attributi. Gli attributi sono, comincia a mettere tutti quei mezzi importanti per risolvere il problema. Non possiamo stare né immersi nella spazzatura. In tutti e tre i sensi, raccolta, rifiuti ingombranti, spazzamento. Non può essere che io, come voi, come ha detto giustamente il collega, i colleghi, riceviamo decine di telefonate sempre per le stesse problematiche. Ci vergogniamo, io l'ho detto, mi vergogno a non poter risolvere i problemi con tutto l'impegno e l'amore che mettiamo. Bene ha detto, mi pare Guaresi, mi pare il consigliere Guaresi. Il presidente della RAP, perfetto, onorata, chi ha fatto? Vorrei capire da quando lui ha ricevuto l'incarico cosa abbia fatto di così straordinario per la città di Palermo. Ok, ha creato i due depositi di raccolta degli ingombranti, perfetto, vabbè, l'ha creato, è stato un suo progetto, l'ha voluto, onore al merito, bravissimo, bravissimo per quei cittadini onesti come noi, che avendo un televisore, un qualsiasi cosa, te lo vanno a buttare là. Bravissimo. Bene. E poi che cosa ha fatto? Nulla. Secondo me un fallimento totale. Perché oggi io vorrei gridare un grande applauso a quello che lui ha raggiunto. Nulla. Ma come lui, credetemi, e voi lo sapete, ce n'è tanti di dirigenti e presidenti di altre municipalità, sapete che i risultati sono, non lo so, pessimi. Quindi mi scuso per lo sfogo e vorrei trovare il nostro sindaco al primo posto, non all'ultimo posto, come la legge 104, che non è la legge 104, al 104esimo posto. È una vergogna per me, cittadino palermitano, vedere il mio sindaco, che rappresenta una delle più belle città d'Italia, se non del mondo, e la prima città del Mediterraneo, trovarlo all'ultimo posto, unito dai suoi stessi cittadini. Mi chiudo e mi concludo il mio intervento, presidente. Grazie, consigliere Scarlata. Grazie, grazie. Non si preoccupi per lo sfogo. Oggi tema rap, purtroppo tasto dolente. Allora andiamo avanti con l'ordine. Il vicepresidente veniva. Prego, vicepresidente. Grazie, presidente. Presidente, dopo lo sfogo del mio collega Scarlata, chiedo semplicemente soluzioni. Soluzioni. Quali sono le soluzioni? Signor Sindaco, visto e considerato quello che succede, visto l'attualità odierna, visto le condizioni in cui versa la nostra Palermo e in tutte le circoscrizioni, visto il posto che gli attribuiscono, visto tutti i fallimenti che ha avuto, ma a che aspettiamo? Cosa aspetta? Io per dignità personale mi sarei dimesso già allo stesso secondo. Ma che aspetta, signor Sindaco? Deve semplicemente dare le dimissioni, si deve lavare e vediamo se si può alzare il livello di questa benedetta città che noi tutti amiamo. Io l'altra sera alle 10:30 di sera, dopo sono col mio cagnolino che l'ho sceso, sacchiettino, un signore dal primo piano mi chiama, Savoca, con le lacrime agli occhi. Ma perché dobbiamo stare ancora al buio? Non vorremmo niente. Anziano, signore, sulla settantina. Dice, perché dobbiamo stare ancora al buio? Dice, io non lo capisco, perché?
ha più di 5 anni, più di 7 anni, non so più quanto, ma siamo al buio totale. Lo vedete come siamo combinati? Io ho paura di scendere per buttare pure la spazzatura, non so come devo fare. Ma perché questa cosa dobbiamo stare al buio? E io gli ho risposto alzando le braccia, gli ho detto: guarda, caro signor Condipovero, si chiama Condipovero, da dopo pure il cognome, guarda che abbiamo fatto di tutto, io e i miei colleghi in circoscrizione, abbiamo supplicato il sindaco, l'amministrazione, assieme al presidente dell'MG, ora giorno 22 abbiamo un'altra riunione con loro, le abbiamo supplicate che risolvono questo problema che ci affligge da tanto tempo. E parlano sempre di cabina rotta, non ci sono i fondi. È una vergogna totale, perché i fondi li abbiamo trovato pure noi. Quest'anno Santa Rosalia non si fa. 300.000 euro dal fondo strutturale del bilancio del comune di Palermo li prendessero e li mettessero a risolvere questo problema che riguarda l'illuminazione in via Messina Marina e le sue strade limitrofe. È una cosa semplice, i fatti. Bisogna risolverli. Signor sindaco, le chiacchiere, il tempo delle chiacchiere è finito. È finito. L'amministrazione, la RAP, la sua la municipalità RAP, la sua partecipata RAP non funziona. Cambi tutti i vertici, a partire dalla dottoressa Calì. Li cambi, non funziona, è sempre sporca, i cestini sono sempre pieni, le strade sono sempre piene di buche. L'immondizia c'è salita di sopra, ma insomma, fatti, ma che avete nel sangue? Acqua, avete acqua, rispettate la gente, fatti e non chiacchiere. Quel signore piangeva, siamo sempre al buio, io ci abito pure, è sempre al buio, è una vergogna, un'umiliazione da parte di tutti noi. Presidente, non funziona niente, dalla RAP all'MG, ad andare all'AMAP, mi dispiace perché quella buca lì ha 8 anni che è sempre ferma lì, dove lei ha fatto una nota, caro presidente, dove io ho fatto una nota, dove Marchese ha fatto una nota e dove anche il signor Guaresi ha fatto una nota, e quella buca è sempre lì. Io non dico più niente perché non vado a telefonare a nessuno, non pregherò mai nessuno. Ma se un bambino ci va a filare il piede, le do la mia parola d'onore che io andrò dal signore Ciulla e lo prenderò per un orecchio, mi farò arrestare dopo tutte quelle cose che abbiamo fatto. Siamo veramente stanchi. Basta, fatti, ma dove sono le persone? Si tolga, signor sindaco, faccia venire persone che sono competenti. Non mi voglio dilungare perché è una vergogna. Sono troppo amareggiato per questa situazione. Chiudo, presidente, può andare avanti. Grazie vicepresidente, grazie per l'intervento. Purtroppo siamo destinati a fare bile in questa nostra bella grande città. Andiamo avanti con di nuovo io c'era, due volte io, di nuovo Scarlata c'è. No. Forse l'ha fatto due volte, sì, ma il consigliere Cardella è uscito, abbiamo appuntato. Presidente, io le comunico che fra 2 minuti esco pure perché ho un impegno alle 11:15. Io ascolto il consigliere Viscuso e il consigliere Guaresi, dopodiché per oggi giornata amara, mi ha chiesto 30 secondi. Va bene, dai. Per una domanda che a quanto pare deve pormi, comunque va bene così. Oggi giornata amara di riflessioni e di situazioni che non vanno. Si per giunta si avvicina pure il caldo, quello caldo. Allora, consigliere Viscuso, prego. Grazie presidente. Non la si figura, consigliere. Io concordo pienamente allo sfogo del consigliere Scarlata, presidente. Consigliere Viscuso, mi scusi, però sì. No, abbiamo non sentito bene, se puoi ripetere non ho capito sì. Più io. Prego, io concordo pienamente allo sfogo del consigliere Scarlata. Perché, come vede, presidente, io in questi consigli già da 3-4 sedute intervengo poco perché, presidente, quasi quasi mi sto arrendendo. Perché non si può sostenere più una situazione del genere, presidente. Non troviamo via d'uscita in qualsiasi problema. L'argomento di oggi è RAP, fondamentalmente ci siamo concentrati sul RAP,
Il problema del rap è semplicissimo da spiegare alle persone, Presidente. Basta che loro guardino i nostri consigli per vedere che noi siamo con loro, per vedere che noi facciamo battaglie, per vedere che noi siamo abbandonati da tutti. La soluzione, i discorsi che noi facciamo giornalmente, Presidente, è chiedere più pulizia nel nostro territorio. Più pulizia, la RAP, pulizia a 360 gradi, intendo io dallo spazzamento al ritiro dei rifiuti ingombranti. La RAP non risponde assolutamente alle, alle nostre richieste. Siamo abbandonati. Giriamo dall'altra parte. Ci vogliamo convincere, Presidente, che i cittadini mancano ogni tanto di educazione e ci sta, è vero. Quindi ci giriamo dall'altra parte e chiediamo aiuto ai vigili urbani, alla polizia municipale, alle forze dell'ordine, che invitiamo in consiglio e ci viene detto che hanno carenza di personale. Presidente, allora noi torniamo indietro sui nostri passi, ribadiamo la stessa cosa con RAP. Presidente, fondamentalmente siamo in un vicolo cieco. Bisogna semplicemente accettare questo, perché bisogna accettarlo, bisogna accettare che i, bisogna che i cittadini accettino il fatto che non possono più affidarsi a noi, purtroppo, perché non perché non siamo competenti, ma perché siamo abbandonati da tutti e non sappiamo più dare delle risposte ai cittadini, perché ovunque ci giriamo abbiamo le porte chiuse, ma non perché ce li chiudono perché siamo noi i consiglieri della seconda circoscrizione, ma perché materialmente loro non sanno come risolvere questo problema, perché per carenza di personale, per mala gestione, chiamiamola come vogliamo, ma fondamentalmente, Presidente, io fino a poco fa ho visto uno sfogo del consigliere Marchese che chiedeva che di risolvere il problema. Fondamentalmente sì, è uno sfogo che mi trova d'accordo, ma fondamentalmente il consigliere Marchese sa che rimane solo uno sfogo, Presidente, perché materialmente non si può prendere, non riesce il RAP a prendere una posizione del genere. Sia la colpa di RAP, è la colpa del sindaco che non sa gestire, la colpa dei vigili urbani che non effettuano, che non hanno personale per effettuare un controllo di videosorveglianza o mettere di pattuglia nel nostro territorio quello che abbiamo sempre chiesto noi. Fatto sta che è un problema che non si potrà mai risolvere, perché ci è stato detto e non si può risolvere. Come diceva anche il consigliere Scarlata, se voi guardate, fate un passo indietro e guardate da fuori la prospettiva, almeno io la vedo così, il presidente della RAP Norata, vero che ha fatto lui a Bellolampo come si chiama, presidente, gli aiuti per la raccolta differenziata, per gli ingombranti, i centri di raccolta, vero, ha attivato i centri di raccolta insieme al sindaco e quant'altro, vero, ma fatto sta che dopo questo non ha più fatto nulla. Quindi se uno va a puntare il dito al presidente Norata, lui ti dirà queste cose, come dire, ma almeno io ho fatto questo, una giustificazione, ma almeno io ho fatto questo, gli altri, i miei predecessori non l'hanno fatto neanche questo. Quindi fondamentalmente Palermo si basa su questo, Presidente. Almeno io ho fatto questo. Non c'è qualcuno, Presidente, che ha realmente la volontà di aggiustare, sistemare e portare Palermo ad un livello alto dove merita di essere. Né le circoscrizioni, né tantomeno il comune di Palermo, Presidente. Perché siamo abbandonati. Siamo abbandonati. Io vedo... basta aprire Palermo Today per leggere gli articoli ogni giorno a Mondello, multe, pattuglie. Presidente, io l'altro giorno sono andato a Mondello e sembrava di credevo di essere alla dogana, vi dovete credere. Cioè io avevo tre pattuglie, uno ogni 10 metri, un posti di blocco uno ogni 10 metri, di forze dell'ordine diverse. Sembrava di essere in dogana, i controlli, perché Mondello? Sembrava comunque di essere un'altra città, addirittura. Sì, completamente. Il controllo, niente, allucinante, una cosa impressionante. Benissimo, che ben venga. Si dovrebbe fare così, tutta Palermo però, Presidente, non Mondello, tutta Palermo. Che senso ha che ci sono
che ci sono dei quartieri in difficoltà dove c'è degrado, allora se in estate trovano le persone per metterle lì, in inverno potrebbero trovare anche per metterle in città da noi, giusto Presidente? Avere un maggiore controllo sotto tutti gli aspetti. Invece no, perché si guarda a quel che si può recuperare del turismo di Palermo per fare venire persone, e su questo sono d'accordo, però ci lasciano noi abbandonati a noi stessi, come dice il consigliere Marchese, come l'intervento che ha fatto, che riceve fotografie anche in tarda serata di persone che scaricano rifiuti ingombranti. Ma alla fine queste persone non hanno paura di farlo, perché sanno che non verranno mai beccati e continueranno a fare per sempre, Presidente. Tranne ogni tanto, che spunta e fanno addirittura l'articolo che è stato beccato. Ma ogni tanto, Presidente, i rifiuti ingombranti vengono buttati giornalmente, e non soltanto in un punto, vengono ributtati giornalmente in vari punti della nostra seconda circoscrizione, per non dire Palermo. Quindi fondamentalmente soltanto rimaniamo con le braccia attaccate, Presidente, e la mare in bocca. Io, secondo me, questo è il mio punto di vista, perché non riusciamo più a fare nulla, non possiamo più fare nulla. Grazie Presidente, concludo io, perché la mia rabbia interna è grossissima e sono veramente amareggiato, Presidente. Grazie per avermi dato la parola. Grazie a lei, consigliere Viscuso. Accetto e capisco la sua rabbia, il suo sfogo. Ormai è diventato un tutt'uno fra di noi questo sfogo, perché anche se in parole un po' diverse, dicono, entra tutti noi, siamo in linea con quelle che sono le situazioni che non vanno, e con rammarico dell'andare sempre e più indietro in molte situazioni. Allora, Presidente, un attimino, seguiamo l'ordine. Allora, io vedo che è uscito il consigliere Scarlata, il consigliere Serio, chiedo perdono a tutti, purtroppo, e a questo punto, vicepresidente, non si preoccupi, il microfono ce l'ha, però l'ho attaccato. Io do i 30 secondi al consigliere Guaresi, e dopodiché chiudiamo, visto che stanno uscendo un po' tutti, anche così io mi reco pure in circoscrizione, eppure c'è stato pure un incidente, ha preso una cabina e non sappiamo se lei, mi arrivano le immagini, non sappiamo se è nel o se è AMG, c'è corrente, c'è pericolo, quindi è giusto che dove attenzioniamo pure, dove? Via Simoncini Scaglione, angolo all'entrata, via Conte Federico, una macchina battuta, quindi dobbiamo mettere in urgenza, perché se perdono tempo me ne vado dai vigili, quantomeno i vigili ne fanno mettono la transenna, la mettono in sicurezza, perché è scoperchiato. Prego, consigliere Guaresi. Grazie. Intanto, Presidente, un minuto, consigliere Orile, un minuto. Lei ha avuto modo di conoscermi in questi anni di permanenza in consiglio, quando io sono preso dalla rabbia che mi viene trasmessa dai cittadini, non capisco niente e spesso sbaglio pure a volgermi a lei, Presidente, dicendo non sta attento quando lei al telefono riceve le telefonate per i vari disagi che ci sono. Le chiedo scusa, Presidente. Io mi auguro, Presidente, che questa nostra rabbia arrivi proprio in maniera pressante verso gli amministratori che portano avanti le aziende con tutti i problemi che ci sono. E speriamo veramente, Presidente, come si sta facendo oggi e da stamattina su via Galletti, ci sono diverse pattuglie, mi continuano ad arrivare fotografie di gente fermata con fogli in mano di multa, si possa continuare. E poi, Presidente, un'ultima cosa, sono dispiaciuto perché tutte quelle che persone che sono intervistate vanno poi a dire il proprio vanno a dare o meno il gradimento verso un sindaco di una città, sono la maggior parte quegli sporcaccioni che amano sporcare e quindi poi si scagliano contro gli altri. Ho potuto avere modo di beccarne io una, Presidente, che diceva che erano gli altri, e quando l'ho beccata, ahimè, cosa mi disse? È la prima volta che lo faccio. Grazie, Presidente, scusi lo sfogo amaro che ha avuto poc'anzi.
Grazie, signor consigliere Guaresi. Scuse accettate, tra virgolette, scuse perché non accettate, perché non c'era neppure motivo. Anzi, mi spiace che anch'io poi. Ma è la gabbia, è quello che. Scusa, se la interrompo. Mi è arrivata una telefonata. Che è successo? Un'altra telefonata. Va bene. Esco dalla videoconferenza. Ok, consigliere Marchese. Comunque, consigliere Guaresi, non si preoccupi, non è successo nulla, combattiamo sempre. Consigliere Lira stava dicendo un qualcosina. Dopodiché grazie. Possiamo chiudere perché non siamo. A quanto pare non c'è grazie, Presidente. Grazie, Presidente. No, mi volevo aggregare nei consiglieri che i malumori che ci sono con l'amministrazione. E anche all'ultima cosa che ha detto il consigliere Viscuso, che sarebbe anche il mio capogruppo, io volevo aggiungere solo una cosa, che dare risposte ai cittadini. La cosa positiva, secondo me, perché facciamo sempre le stesse discorse, lavoriamo in videoconferenza, abbiamo anche difficoltà perché non siamo in circoscrizione. Io dico, per dare ad esempio ai cittadini risposte concrete in quelle che ci hanno votato, andare direttamente, questi inviti che facciamo ogni volta che facciamo questi inviti, non abbiamo il risultato dell'amministrazione. Andare tutti noi consiglieri e lei come presidente direttamente, andare dal sindaco e farci scrivere il piano lavorativo che hanno il sindaco, e glielo dice all'amministrazione e i responsabili della RAS, RAP, RESET, di tutte queste amministrazioni. Grazie, presidente. Grazie a lei, consigliere Orilla, grazie. Noi le abbiamo chiesto il piano, ma evidentemente un piano non ci sta. Poi andare dal sindaco non credo sia risolutivo, e bisogna vedere se il sindaco comunque lo troviamo. Molti lavorano in videoconferenza, però a quanto pare risposte niente, quindi il suo pensiero non è male. Vedremo di continuarci a sbracciare, di cercare vie traverse per arrivare a qualcosa di positivo. Non possiamo andare avanti così, presidente. Lo so, consigliere Orilla, lo so. Ok, grazie. No, il problema non è solo della nostra circoscrizione, ma un po' tutta la città. Se leggiamo i giornali, apprendiamo che comunque i problemi ci stanno ovunque. Ad esempio, mi scusi, presidente, una cosa banale: il consigliere Marchese che ha fatto una richiesta, non so, di una buca in via Messina Marina. Questa buca è stata effettuata, i lavori sono, ma la transenne è rimasta là. Ma perché non la levano? Ma consigliere Orilla, io chiudo chiudo con un esempio. Via Francesco Crispi, penso che la conosciamo tutti. Sì, sì. La strada che collega la Cala con cosa, consigliere? Con il porto. Con il porto. Quindi una strada che dovrebbe essere una delle principali della città, come può essere il Viale Regione, la circonvallazione, come può essere la via Messina Marina e tante altre città, non tanto perché ci stanno di principali o di fondamentali o di più riguardate rispetto ad altre, ma una strada, un sottovia che collega i cittadini, che permette ai passanti di recarsi verso la zona porto o comunque anche in altri posti, perché si può andare a Mondello, collega noi verso, che ne so, andare all'Arenella, andare all'Acqua Santa, la Fiera. Sono, se non vado errato, più di due anni, non so se sto dicendo giusto 2 anni, forse pure più di due, ma molto più di due, lei citava una buca. Via Francesco Crispi, la parete del sottovia in disuso, caduta, ceduta, crollata, sono più di 2 anni che la strada che dalla Cala va verso il porto è a metà, la carreggiata è a metà, perché non si effettuano i lavori di ripristino del sottovia, e credo che tutti lo sappiate, perché tutti percorrete non giornalmente ma settimanalmente almeno una volta, dico, quella strada tutti noi la percorriamo, quindi sapete il problema, sapete a cui mi sto
a cosa mi sto riferendo, dico, per far capire quello che sono le attenzioni verso la nostra città. Ora non voglio condannare nessuno, certo un problema ci sarà, ma in una città come Palermo nel 2020 come si può non andare a ripristinare un sottovia che collega, che ti permette di arrivare nella zona porto e più di 2 anni tenerlo transennato? Secondo me è inaccettabile. Ho concluso, consigliere. Grazie agli uffici, grazie a tutti. Il consiglio è chiuso, ci aggiorniamo domani. Io mi recco in circoscrizione. E casomai ci riaggiorniamo, ci sentiamo. Buona giornata. Buona giornata a tutti. Buongiorno. Buongiorno.